Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati o benvenuti sul canale. Non avevo da fare nulla e ho deciso di fare un altro make-up con la Mercury Retrograde. Quindi iniziamo. Vado come prima cosa a correggere la mia palpebra. E utilizzo il Conceal and Define di Make Up Revolution e questa è la colorazione F8.5 che, come sapete, è il mio fondotinta, ma siccome sta terminando, io lo utilizzo come correttore. Allora, questo video nasce perché mia sorella mi ha mandato un video e mi ha chiesto di rifare quel make-up. Che Dio ce la mandi, buona. Allora, una volta applicato il nostro fatto apposta, andiamo con un pennellozzo così a prendere Vortex, che è quello più scuro, e lo andiamo a picchiettare alla fine dell'occhio, qui nell'angolo. Allora, aspettate un attimo. Cambio un attimo il pennello e ne voglio uno leggermente, ma proprio leggermente questo, piatto, così. E vado a picchiettare. Metto, picchietto il prodotto poco per volta. E una volta terminato la zona da appunto trattare, vado a prendere un pennellino da sfumatura più piccino che avevo qui e che non c'è più. Molto bene. Quando non mi serve, l'ho trovato, che è così un po'. E con questo adesso vado a sfumare. Molto delicatamente. Non è uno di quei make-up che si fa in 2 minuti, ci vuole il tempo che ci vuole, quindi con la massima calma prendetevi il vostro tempo. Prendo un altro pennello da svuotare, non ci fate caso. Scotch, pezzi che cadono, ma mi piace troppo questo pennello, quindi io lo uso. Una volta finito di sfumare, andiamo con Hot Mess e lo vado a prelevare, scarico l'eccesso e lo vado a mettere subito sopra. E inizio a sfumare
i due colori insieme. In modo che sia ben uniforme la sfumatura. Scusate, ma sto avendo un abbassamento di voce. E poi vado a sfumare. Sempre molto leggera. Scusate, se quando io faccio i video dove mi trucco, ho sempre questa tendenza a concentrarmi e poi a fare. Ok, another one. Andiamo avanti e questa volta prendiamo una gradazione più chiara e in questo caso è Libra, che è questo lilla. Libra o prima off balance? No, prima off balance, perché poi il lilla è il più chiaro. E vado subito sopra l'ultima sfumatura. E poi inizio a sfumare per unire i due colori. Una volta sfumato il tutto, poi noi dopo andiamo ad intensificare i colori man mano che abbiamo creato prima tutto l'ensemble. Ok. E infine, come ultimo colore, andiamo ad applicare appunto Libra, che è questo lilla meraviglioso, e lo applicheremo appunto come ultimo colore sul nostro bordo. E poi sfumiamo. Solo adesso, ricreando il make-up della ragazza che ho visto, mi accorgo che io con l'ultimo colore sono arrivata proprio al limite del sopracciglio, mentre lei aveva ancora 2 metri di spazio, quindi aveva un palmo come palpebra. Bellissimo. Ok, una volta finite tutte le varie sfumature, prendo un po' di Conceal and Define, perché bisogna fare una cut crease e non è il mio forte decisamente. Non so se questo va bene, ma questo mi sa che non va bene. Quindi
fermi tutti. Fatemi prendere, ecco sì, utilizzerò questo qua. Utilizzo il Stay All Day di Essence. Mi sto trovando abbastanza bene, non c'è una grande vastità di colori, però ce lo facciamo andare bene. Ne metto proprio pochissimo sulla mano. Prendo il pennellino. Specchio per sbombare. Zoom, 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 zoom. E vado a provare. A fare. La cat crease. Parlo a scatti perché sennò mi sconcentro. E non viene. Ok. Ok, dovremmo esserci. Adesso andiamo. Fatemi un attimo ricordare i colori che utilizza. Che non ricordo più. Non ricordo. Ultraviolet, sicuro. Nebula e Supermoon, se non erro. Next stop, una volta fatta la nostra cut crease, andiamo ad utilizzare Nebula e lo andremo a mettere nella parte iniziale del nostro occhio. Lo vado a picchiettare, non si vede molto bene. Questo è uno di quei colori che non riesco a capire se sono pressati, se è cremoso, boh. Se qualcuno lo sa, fatemelo sapere nei commenti. Una volta messo Nebula, un attimo che vi alzo un attimo senza creare scompiglio, perché c'è il microfono, adesso facciamo casino. Vi alzo un attimo, vi faccio vedere un po'. Vabbè, fate finta che avete visto e avete creduto. E adesso prendiamo un altro pennellozzo, sempre piatto, così, e vado ad utilizzare Ultraviolet, che è questo qui, anche lui bello sparaflescioso. E lo vado a mettere nella seconda parte della cut crease.
bello, però perde un po'. Non lo so, fatemi provare un attimo a bagnare il pennello. Decisamente meglio. Ma non abbiamo finito. Adesso on top metteremo questo qui, Super Moon, e poi lo vado a mettere come top coat sui glitter che abbiamo appena applicato. Direi che come luminosità ce n'è molta. Yes. Ok, raga, ho fatto la base, ho fatto il contouring, nel frattempo ho terminato anche ovviamente l'altro occhio e ho fatto un po' di eyeliner con il The Deep Eyeliner di Essence e adesso completiamo gli occhi così poi ci rivediamo a make up concluso e vado a prendere un pennello penna e vado a prendere il colore più scuro che è Vortex, questo qua. Rimuovo bene l'eccesso perché, anzi, visto che fa un po' di fallout, vado con una spugnetta qui a fare del leggero baking. Quindi non trovo più il pennello. Molto bene. Dov'è? Eccolo qua. Rimuovo bene l'eccesso e vado. Qui. Prima lo applico e poi con un pennello la sfumatura. Lo vado a sfumare e poi con un altro pennellozzo, questo andrà benissimo, vado a sfumare Hot Mess, che è questo qui. Vado a mettere sul colore che avevo appena messo. Vado sfumare. Molto bene. Faccio la stessa cosa dall'altro lato, quindi Vortex.
Non fate caso alle mie facce. Oh. Ok. Hot mess. Rimuovo il baking e completo il make-up e ci vediamo tra 3, 2, 1. Allora, raga, questo è il make-up terminato. È bellissimo. Io avrei aggiunto semplicemente nella palette qualche altro color opaco per sbizzarrirci ancora di più. E nulla, io spero che il video vi sia piaciuto e spero che il trucco sia degno di quello che ho visto, però siamo ciompe, ricordiamocelo e ci facciamo passare e ci accontentiamo di quello che sappiamo fare. E nulla, io vi do un grande bacio e l'appuntamento è come sempre al prossimo video.